Nella precedente stagione dell'Under 17, che molti dei quali hanno anche figurato nell'elenco di mister Bernardo Corradi, Gabriele Caresia. Andiamo a dare un'occhiata adesso anche alle scelte dei due allenatori. Partiamo dall'Austria, schierata così da mister Manfred Zack con Lorenz in porta, Stokl e Osterreich sugli esterni, Pirker e Markovic sono i due centrali, Ashdini e Nizanzic due centrali con Ziegler, Oliver e utilizzo del trequartista, e dunque del 4-3-1-2 come abbiamo visto ieri con l'Under 17 e poi anche con l'Under 19, con Francesco Plaia in porta, Bakune, Leoni, Matteo Plaia e Magni in difesa, Ghana, Duranti. Sta per iniziare la sesta partita stagionale per la nazionale italiana Under 18. E dunque si dispone, come dicevamo, con un 4-3-1-2 con Bonanomi, che è 7 di mister Massimiliano Favo, con il 2-0 in Finlandia contro l'Olanda. La nazionale maggiore che dalle 22 a Miami ospita, pardon, gli spazi per non permetterci di sviluppare la nostra trama. Magni, bello il triangolo in velocità con Fini, tentativo di cross, pallone ancora nella disponibilità del giocatore del Milan che prova a metterla dentro con il destro, lui che nasce esterno destro, oggi adattato ad interpretare questa posizione, mentre Bonanomi trova con l'esterno sinistro il vantaggio azzurro. Sono trascorsi appena 5 minuti e l'Italia è già avanti con Andrea Bonanomi. Tuo assist in stagione. Ha partecipato anche a Di Gasperini, è stato pure convocato in un match di Europa League contro Rakov. Qui riceve di fatto la sponda da parte di Spinazzola, ragazzo che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Atalanta e si toglie la soddisfazione di segnare alla quinta presenza il suo secondo gol con l'Under 18. Destra, cioè comunque rimessa con le mani a disposizione di Stokl. Prova Verunig con una magia a superare Matteo Plaia, gli dà una mano fondamentale. Ragazzo cresciuto, nato ad Erba, cresciuto in Brianza. Ecco l'esempio di papà che prima di intraprendere una carriera tra i dilettanti aveva svolto anche lui una trafila importante tra le fila del Milan. Vorbrand cerca spazio, il rimpallo gli dice bene, poi però Leoni cara ad interrompere questa iniziativa austriaca. Lorenz che mette giù palla e va a cercare subito i suoi attaccanti. Verunig, buono lavoro di sponda per Ziegler, attenzione a Vorbrand che prova ad accelerare su Magni, si prende lo spazio per il ulteriormente aumentare i centimetri, aumentare il potenziale offensivo in marcatura. La sua incornata che però termina abbastanza per provare ancora a far male i nostri avversari. Bonanomi, l'attacco alla profondità da parte di Fini, perfetto da Nizanzic, di nuovo si appoggia su Leoni, l'errore da parte di Bakune che è un po' soft nel disimpegno. Allora attenzione alla possibilità per l'Austria di aprire il gioco sulla destra. Vorbrand, tiro cross sul quale deve intervenire Francesco Pietro. Ecco, rivediamo la parte finale dell'ultima azione col tocco di Olivier e il tiro cross sempre con Magni sul pallone. Spinacce prova a girare dalla parte opposta per Mendicino, rimessi, movimento da Bakune, si ferma e piazza la conclusione all'incrocio. Gol splendido, splendido da parte di Leonardo Mendicino. È l'Italia, ma chiamatela Italo-Atalanta, perché è un altro gol tutto nerazzurro, tutto made in Zingonia. Quello titano che raccoglie così, sterzata e poi conclusione a rientrare. Ha avuto la possibilità, insomma, di sviluppare tutta la sua prima parte di carriera nel vivaio dell'Atalanta, oltre a quello già di essere una figura importante nelle dinamiche del calcio professionistico. Prima però seguiamo l'azione di Bakune che scende a destra a cercare Fini. Deviazione numero 11 che è andato dentro con cattiveria, con velocità. I disimpegni non perfetti, non pulitissimi. Per il resto un'Italia che ha difeso bene di reparto individualmente. Qui però Verunig ha un buono spunto su Plaia e poi la chiusura sbloccata e poi ulteriormente indirizzata. Mentre qui vediamo
bellissimo intervento in scivolata, prova a sporcare l'impostazione da parte di Aigini, scomposta Matteo Plaia che si guadagna il primo cartellino, anzi era vero, fischia l'arbitro, battuta verso il dischetto dove Spinacè interviene, calcio romena. Domani sarà il turno invece del Under 21 di Mister Annunziata nel suo percorso di qualificazione all'Europeo. Questa sera la nazionale maggiore di Luciano Spalletti negli Stati Uniti contro il Venezuela. Wurmbrand! Si era aperta un'autostrada sul settore di destra. L'ultimo controllo però viene subito prontamente richiesto l'intervento del personale sanitario. Qui nel tentativo di saltarlo tra i nazionali del 18 d'Italia-Austria, con l'Austria che va da rimessa laterale a cercare il movimento da parte di Zekler. Ajdini, palla che rimane spizzata da parte di Fini, è terminato a terra un giocatore dell'Austria mentre l'azione prosegue con la progressione da parte di Wurmbrand che lascia sul posto due dei nostri e va senza ombra di dubbi, è stato Nicolas Wurmbrand, qui grande proprietà di controllo, vuoto Nisancic. Prova Zekler a creare qualcosa, fermato, con le buone in questa circostanza dall'ottimo recupero di Crapisto. Poi ancora Austria che recupera il pallone, Wurmbrand va dentro e Olivier va ad un passo dal gol del 2-1. Tempo, questa è l'opportunità con Wurmbrand, palla a rimorchio, Bakun è in ritardo. E per fortuna doppio anticipo, tentativo di sponda per Mendicino da parte di Fini, con l'Austria che ancora a cercare... cercare una giocata diretta, questa volta per Olivier che si viene a trovare a destra, si è invertito di posizione in questa fase della partita con Wurmbrand, passa tra due, Olivier e parata clamorosa di Francesco. Chiude con il sinistro, riflesso pazzesco del sovrastato da Leoni. Anticipo di Osterhex su Mendicino. Sembra sia rientrata con ben altri propositi l'Austria in campo in questa ripresa. Tocco di Olivier ad allargare su Wurmbrand, si appoggia su Stokl, cross troppo basso e Crapisto che non ha difficoltà a mettere fuori. C'è 56 per provare a portare a tra le marcature con l'azione devastante di rompente di Magni. E ora ancora Crapisto, Fini cerca lo spazio per il da Pirker. Che azione di Vittorio Magni, ha superato quattro avversari. E poi Mendicino che non se ne è sentito di calciare subito con il destro. Colpo di testa di Stuck che prende il tempo a Angana. Si apre uno spazio. Attenzione ancora alla progressione da parte di Wurmbrand. Attaccano l'aria in due. L'anticipo di Matteo Plaia. Stanno un po' aumentando le distanze. Stiamo un po' subendo questo tipo di situazione, questi palloni. Zekler dalla bandierina, l'1-2 l'Austria, per la prima volta ci facciamo sorprendere. Fischia l'arbitro, Bonanomi, battuta tesa verso la porta, pallone che viene respinto, ancora giocabile per l'Italia con Bakun e Bonanomi che vanno a portare pressing su Nisancic che però è bravissimo ad uscire. Il rilancio lungo, preciso da parte di Ajdini, occhio a Wurmbrand, posizione regolare, Wurmbrand a giramento e salvataggio di Leoni, poi porta che rimane vuota. Di nuovo su questa palla in profondità perfetta di Brandt, Wurmbrand fa tutto alla perfezione. 18 sembra avanti 2-0 sull'Austria grazie ai gol nel primo tempo di Bonanomi e Mendicino, ripresa però molto più aperta con... che sta preparando qualche altra mossa dalla panchina, qui Crapisto forse un po' stanco, perde un brutto pallone, attenzione allo scatto, in fuorigioco però, da parte di Veronig, Brandt sul punto di battuta, dalla bandierina, palla che rimane lì ed eccolo il gol che l'Austria ha inseguito con grande determinazione e che bisogna dirlo, trova con merito a 11 dalla fine. Vanno tutti a complimentarsi ancora una volta da una situazione da corner. Non siamo riusciti a liberare, la palla è rimasta lì. E la conclusione vince. E dunque riapre l'incontro e mette un po'
di Pepe a questi ultimi 10 minuti abbondanti, più recupero per un'Italia che dovrà, insomma, soffrire. Ancora Austria, ancora grande velocità, è arrivato Stöger, ora d'angolo. Ancora Brandt, stavolta riesce Crapisto a mettere fuori, poi di grande livello, a parte del centrale classe 2006 della Sampdoria. Ancora Veronica, ancora Leoni, e poi la presa alta. C'è bisogno di risistemarsi, di ritrovare un po' di ordine. Pallone a cercare Ragnoli Galli, che la spizzica per l'opportunità da parte di Caprini. Poi Scotti a porta vuota, ancora Scotti. Salvataggio con la palla spedita sulla traversa. Pazzania, calcio d'angolo, qui con il tacco. Scotti che calcia, la respinta di Lorenz, il pallone rimane lì. Ancora Scotti. All'indietro per la conclusione di Ragnoli Galli e poi sull'attacco i subentrati. Ragnoli Galli, Caprini e poi Scotti. E ancora Caprini che prova a scappare via. 5. Intanto Caprini è rimasto a terra dopo un contrasto aereo. Un gioco che prosegue con Oosterreich. Sulle sue tracce c'è Riccio. Prova Oosterreich ad andare via anche a Bakune. Veronica che si propone, la mette in mezzo. Brandt non calcia. Attenzione alla possibilità di Stöger. Olivier, dopo che Brandt aveva avuto una grande opportunità di calciare, non se l'è sentita. Qui la schiaccia della disperazione. Matteo Plaia. Allontana di testa Leoni dalle parti di Stokl. E con qualche secondo d'anticipo fischia tre volte il signor Durante. L'Italia under 18 fatica, soffre, ma porta a termine la missione vincendo per 2-1. Una gara solo lui per riportare la calma. Mendicino dopo la gemma, dopo 5 minuti ad aprire le marcature da parte di Bonanomi.